In uno splendido pomeriggio abbiamo incontrato la bellissima attrice napoletana Elena Russo, che sarà protagonista ai primi di settembre nella fiction Mediaset Sangue Caldo, accanto a Gabriel Garco, Asia Argento, Manuela Arcuri e Angela Molino, per la regia di Luigi Parisi. Sei puntate nelle quali interpreterà un personaggio forte e di grande umanità, come la stessa Elena racconta. Io sono Cia Cia Cia, un personaggio napoletano che si chiama così perché lei ad ogni parola fa qualche passo di Cia Cia Cia, perché sdrammatizza, ma in realtà vive in un contesto di grande miseria, di grandi preoccupazioni, per cui insomma, altro che ridere, dovrebbe veramente piangere. Però insomma, io spero di averlo, come dire, ironizzato al massimo e di strappare anche qualche risata. Un personaggio che ha patito molto, ma che ha anche aiutato molto le sue amiche. Sì, perché comunque insomma poi a un certo punto una di queste mie amiche viene inseguita perché lei ha nascosto i soldi di un bandito che insomma poi è morto e quindi ha nascosto i soldi, la mala ci insegue perché io poi l'ho protetta a casa mia, quindi insomma ce ne stanno veramente di belle perché ci inseguono, ci fanno, ci dicono, però noi insomma riusciamo a scappare. Un'Italia degli anni 60, un'Italia diversa da oggi o con gli stessi pregiudizi? Ma io penso che da quel poco che la vita mi ha fatto capire fino ad oggi, che secondo me nei secoli dei secoli i concetti più importanti non cambieranno mai, saranno sempre quelli. Forse ora si fa un po' più di confusione, abbiamo più mezzi di comunicazione, però insomma i concetti Con sono Gabriel sempre Garco quelli. avevo già lavorato, come ripeto, su Onore e Rispetto, con Asia Argento era la prima volta, è molto simpatica e anzi molto loquace, io non pensavo che lo fosse, è stata una piacevole sorpresa.